Presidente della Camera di Commercio Antonio Paoletti, abbiamo appena concluso la 2 giorni del Festival del Cambiamento, la seconda edizione organizzata con The European House a Rosetti. È difficile tirare una conclusione complessiva di questi 2 giorni di incontro, ma cosa ha significato per questo territorio portare a Trieste, a Venezia, a Friuli, a Giulia esponenti così importanti ed esperti di così qualificati? Ma diciamo che quando abbiamo ideato la Festa del Cambiamento ci siamo posti il problema di come poter affrontare i temi del momento, perché i temi che la pandemia ha accelerato in maniera consistente, noi abbiamo deciso di creare questo connubio, Camera di Commercio Venezia Giulia con lo studio Ambrosetti, per cercare di dare delle risposte ai tanti perché. Tanti perché che erano lì, già lì, attenti, che andavano, ma avevano un suo trend, con andamento lento, come dico io, nei tempi. La pandemia ha svegliato tutto, ha accelerato tutto e ci ha cambiato la vita. Da questo cambiamento della vita, questo cambiamento del modo di vivere le città, del nostro lavoro quotidiano, l'idea del Festival del Cambiamento che va a affrontare argomenti tipo l'intelligenza artificiale, la guerra in Ucraina, come abbiamo affrontato oggi il tema della digitalizzazione, il tema della sostenibilità, il tema del clima che cambia, sono tutti elementi che nell'accelerazione che hanno avuto ci hanno portato ad affrontare urgentemente dei temi che veramente ci mettono in grosse difficoltà. Per cui la sintesi che potrei fare è: i relatori sono stati relatori di altissimo livello che ci hanno dato quei messaggi necessari alla politica, a noi amministratori, ma soprattutto alle imprese, per poter calibrare meglio l'onda del cambiamento e gestirla e non subirla.